Siano lodati Gesù e Maria. Amici carissimi, siamo qui in questo luogo, come vi ho accennato, io in questo luogo non lo conoscevo e volutamente sono venuto qui praticamente in stato di verginità mentale, ecco, rispetto a tutto ciò che ho avuto in questo luogo, perché è l'unico di quelli che frequenteremo che non ho mai visto, e abbandonandomi completamente quindi nelle mani del Signore e della Madonna per tutto quello che riceverò e che poi vi trasmetterò. Quindi, non avrei saputo cosa dirvi di specifico in questa prima omelia se non avessi trovato l'ultimo volantino in lingua italiana che introduce un pochino le apparizioni dello... è l'ultimo, quindi dico, il resto poi certamente ve lo racconterò questa sera. Qui c'è una storia stupenda che coinvolge una pastorella di nome Benedetta in italiano, Benoît Rencuré, vissuta tra il 1647 e il 1718, quindi contemporanea sia di Luigi XIV che del grande San Luigi Maria Grignion da Montfort, perché mentre qui per 54 anni la Madonna ha parlato, voi sapete che senza per carità sposarsi nessuno, qualcuno si scandalizza di certe apparizioni tuttora in corso, dice la Madonna che parla per 40 anni, queste sono apparizioni riconosciute. Beh, qui ha parlato per 54 anni, quindi ci mancano ancora 14 anni prima che battiamo il record di Lowe, quindi già questa è una cosa abbastanza significativa, no? Contemporanea, dicevo, di San Luigi Maria Grignion da Montfort, mentre la Madonna qui parlava, San Luigi parlava della Madonna in giro per tutta la Francia, perché San Luigi è nato nel 1673, vedremo che qui le apparizioni cominciano dal 1666 circa in poi, ed è morto nel 1713, quindi contemporanei, cioè per tutta la vita di San Luigi e anche un pochino oltre, la Madonna parlava in questo luogo. E qual è il messaggio principale di questo luogo? Guardate un po', molto in linea con il Vangelo del giorno che abbiamo ascoltato e con ciò che vi ho letto in pullman circa il tweet di questa mattina e le parole di quel santo vescovo statunitense che ricordava delle cose che dovrebbero essere normali ma che non sempre sono, a quanto pare, oggi attenzionate, diciamo così. Nel Vangelo Gesù ci ha detto che uno è il Maestro, uno è il Padre e uno è la guida. Non è che noi non possiamo chiamare nessuno padre, perché altrimenti non mi dovreste chiamare, né chiamare nessuno guida. Voi sapete che si parla del direttore spirituale o della guida spirituale o del maestro. Il vescovo nella sua diocesi è maestro e dottore, sono titoli che gli spettano per il diritto canonico. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo trasgredendo al Vangelo? No. Ma il Signore ci ricorda che è maestro chi trasmette l'insegnamento dell'unico maestro, perché si è maestri nel maestro, non fuori del maestro. È guida chi trasmette gli insegnamenti dell'unica guida, cioè la via con la V maiuscola che è il nostro Signore. È padre chi svolge la paternità ad immagine di quella che ci ha trasmesso e insegnato nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è sempre riferimento a Lui. La Chiesa ha ragione di esistere soltanto in relazione a Lui. In questo luogo il messaggio della Madonna è un messaggio, tanto per dire, di conversione. Qui, attraverso questa mistica, perché non era soltanto una veggente, ma era una mistica che aveva la visione dei cuori, la Vergine ha fatto confessare come Dio comanda una montagna di persone e si è manifestata anche attraverso delle modalità straordinarie e soprannaturali che sono profumi e soprattutto, io questo l'avevo sentito, l'olio della Vergine di Lourdes che si trova lì, per questo che prima lì andava qualcuno a... quella non è acqua santa, ci sono passato pure io prima di iniziare il Vangelo, è l'olio benedetto, si può prendere e segnarsi. E dicono che quest'oro di Lourdes è veramente qualcosa di estremamente potente sia per le conversioni sia per le guarigioni
sia, come frequente accade con questi tipi di sacramentali, contro altri tipi di problematiche che potete tranquillamente comprendere e immaginare, no? Sapete che ci sono anche problemi di un certo tipo nella vita della Chiesa e nella situazione delle anime. Leggo qualche piccolo passaggio. Siamo a maggio del 1664 quando cominciano queste cose, no? E questa fanciulla sente l'omelia del suo parroco e avverte profondamente il desiderio, vedete, di incontrare la Madre di Misericordia. Qui la Madonna ci insegna anche che cos'è la vera misericordia, ecco, perché la misericordia raggiunge il peccatore che si pente e riconosce il peccato come tale e lo confessa tutto e bene. Le appare San Maurizio prima della Madonna. Le sono apparsi a questa fanciulla anche tanti santi e tanti angeli. Il primo è stato San Maurizio, e dirle: guarda che questo tuo desiderio sarà esaudito. E a partire dal giorno seguente ha delle apparizioni quotidiane di 4 mesi, non qui, ma al vallone delle Fornaci in prossimità di Saint-Étienne. Poi un bel giorno, a fine settembre, dopo un mese di assenza, Maria si manifesta nuovamente a Benedetta e le dice: guarda, le dà del voi. Anche a Lourdes la Madonna dava del lei a Santa Bernardetta, tant'è vero che Santa Bernardetta, che era una povera ignorante, dice: ma la Madonna mi dà del lei. La delicatezza di Maria anche verso queste persone umili, no? Per farle sentire importanti, le dà del lei e del voi. Dice: andate a Loh, vi troverete una cappella, questa che vediamo qua dietro, nella quale si sprigioneranno buoni profumi e là parlerete con me molto sovente. E aggiunse, cominciando ad apparire qui: ho chiesto questo luogo a mio figlio per la conversione dei peccatori ed egli me l'ha concesso. Guardate, la ragion d'essere della Chiesa Cattolica è questa. Il nome Gesù significa Yahvé salva. Egli infatti salverà il suo popolo dai peccati. La cosa più grande che la Chiesa possa fare, e che un sacerdote possa fare, è concorrere alla salvezza e alla conversione dei peccatori. I sacramenti più importanti, se vi dicessi, quali sono i sacramenti più importanti? Non il più grande di tutti è quello che stiamo per celebrare. Sono il battesimo e la penitenza, perché il battesimo si riceve una volta sola, ma la penitenza si riceve tante volte, e soprattutto bisogna riceverla specialmente per chi si è allontanato da Dio bene. E leggo qualche altro piccolo dettaglio. Fin dalla primavera del 1665 cominciano ad affluire tantissimi pellegrini, che saranno 130.000 in 18 mesi. E Benedetta, la traslittero in italiano, si chiama Benoît in francese, adempie con loro il suo ministero di accoglienza, di preghiera e di penitenza. Avendo ricevuto, vedete, il dono di poter leggere nelle coscienze e nell'animo dei pellegrini, li illumina verso la conversione. Faceva un po' come Padre Pio. Quando si leggono le coscienze, dove scappiamo, figlioli miei cari? Quando qualcuno ti legge le coscienze, tu o non li vuoi dire o non li conosci i peccati, ma te li dice lui. È come quando ci si trova davanti a Dio. Noi dobbiamo comprendere, quando ci confessiamo, state attenti, figlioli miei cari. Io ogni tanto, quando voglio veramente, come dire, sollecitare una persona che mi dice qualcosa, le dico: ascolta, padre, questo è vero? No, questo non è vero, questo non è vero. Facciamo finta che stai davanti a Gesù nel giudizio particolare. Tu potresti dire questa cosa davanti a Gesù Cristo, che conosce i cuori, nel giudizio particolare? Le persone sbiancano e dicono: non proprio così. Dico: ah, bene. È fondamentale questo. E chiaramente le guarigioni e le conversioni qui sono numerosissime, e le apparizioni dureranno per 54 anni. Questa, concludo, siamo quasi a 10 minuti, questa santa ragazza, sentite, ha ricevuto, vede, gli angeli, molti santi,
esperienze mistiche, vede il paradiso, è stigmatizzata, vede 5 volte la Cristo crocifisso e ogni venerdì viveva con lui la passione. Visse anche altre prove, ovvio, attacchi spirituali fisici da parte del demonio e soprattutto una delle cose più brutte per queste persone, la mancata considerazione da parte dei sacerdoti, che la ritenevano fuori di testa, per oltre 20 anni. Morì gioiosamente il 28 settembre del 1718. Io adesso in questa giornata prenderò tutte quante le informazioni, poi se questa sera sarà una catechesi ci andremo a sentire un po' di messaggi, perché ce ne stanno tantissimi. Sono stati raccolti in un volumone di ben 1775 pagine, si chiamano i manoscritti dell'O, che sono praticamente una sintesi della vita di Benedetta e di questi 54 anni di apparizioni. Mi raccomando, questo è un luogo santo, quindi viviamo questa giornata con le porte aperte alle numerose grazie che certamente arriveranno. Siano lodati Gesù e Maria.